sono in questi giorni in Italia sull'invito dell'AIFO, Associazione Italiano Raoul Follerot, per valorizzare la giornata mondiale di lebbra. Tanta gente che è colpita dalla lebbra, milioni di persone ha avuto questa morbo di Hansen, diciamo. E il padre Carlo Turiani ha iniziato una opera a Mumbai, proprio in mezzo ai baraccopoli, in mezzo a Islam. Ha iniziato una opera che si chiama Lok Seva Sangam. Questa Lok Seva Sangam cosa fa? Fa cura medica per i malati di lebbra, cioè con un motto che si chiama curare lebbra senza segregazione. E però il problema grosso è che dopo che un malato di lebbra viene guarito dalla malattia, ecco, deve essere inserita nella società. Dove vado? La famiglia non mi vuole, il lavoro non mi danno, quindi rimango ancora sulla strada per mendicare. Ecco il lavoro di Swargadwar, la porta di cielo, 40 km dal centro di Mumbai, con 10 ettari di terreno. Padre Carlo Turiani inizia questa opera di riabilitare quelle persone che sono state colpite dalla lebbra, quelle persone che sono state completamente guarite dalla lebbra, che hanno bisogno di vivere. Cosa facciamo in questa porta del cielo? Condividiamo il lavoro, condividiamo il cibo, condividiamo il nostro tempo, coltiviamo il riso, coltiviamo le verdure, condividiamo la preghiera. Quindi ogni giorno noi preghiamo con una religione. Quindi questa, ecco, rispettando i sentimenti delle altre religioni, rispettando i sentimenti della fede delle altre religioni, noi cerchiamo di vivere in pace. Ecco, i malati delle lebbra ci insegnano questo. Ecco, la pace viene promossa dalle religioni, dalle varie religioni. Le preghiere, certamente questo centro delle preghiere, una sala, una stanza si chiama Shanti Sangam. Shanti vuol dire la parola hindi, Shanti vuol dire la pace, Sangam vuol dire incontro, incontro della pace tramite le varie religioni. In questa stanza c'è questa colonna che è dipinta da 12 simboli religiosi. Il libro di Swargadwar, padre Carlo parla dei malati di lebbra come maestri, perché è un ashram vuol dire un centro di preghiera, un centro di meditazione. Normalmente quando uno fonda un ashram deve essere un maestro. Allora molti chiedevano, padre Turiani, come mai tu fai un centro di ashram con malati di lebbra? Allora padre Carlo risponde, in questo centro di ashram non c'è un guru, non c'è un maestro, ma noi consideriamo questi malati di lebbra come maestri. Innanzitutto apprezzo per la cooperazione internazionale, che il lavoro che voi state facendo per aiutare questi centri, queste persone abbandonate dalla società, queste persone marginate dalla società, scartate dalla società. E anche invito a tutti voi di partecipare, di incoraggiare questa cooperazione internazionale, perché ancora ci sarà molto lavoro da completare, ancora ci sarà molto lavoro da fare, quindi vostro aiuto, vostro interessamento sarà molto utile per dare solidarietà, condividere la solidarietà con le persone che hanno bisogno del vostro amore, del vostro affetto, della vostra attenzione. Grazie.